Io stavo pensando al match che avremo dopo e volevo sapere che strategia utilizzare. Macro, non preoccuparti, ci penso io all'incontro, porteremo a casa la vittoria, non preoccuparti. Ma non sarebbe il caso di giocare in squadra? Un vero maestro sa prendersi cura dei suoi allievi. Appassionati del wrestling italiano veramente autentico, Arnold De Mini e Stefano The Voice Gabrielli vi danno il benvenuto qui dove la passione per il wrestling è viva! Ci troviamo qui con un tag team match molto molto interessante. Vediamo Leon che è entrato, Leon direttamente dalla squadra di Red Scorpion. Fisico statuario incredibile, potentissimo, sarà il tag team partner di un lottatore che in Viva Wrestling si sta facendo conoscere e apprezzare tantissimo. Di chi stiamo parlando? Beh, guardate, sta per uscire, pronto per farsi vedere da tutto il pubblico, Macro Diamond. E abbiamo qui Macro Diamond che, al contrario di Leon, non ha questa stazza, questo fisico statuario, ma ha un'ottima tecnica che lo fa brillare sul ring. Ottima tecnica e grandissima passione, che è una cosa che noi vogliamo vedere sempre nei lottatori che vanno sul ring e cercano di dare il massimo proprio per il pubblico che li sta guardando, ma anche per noi che possiamo commentare le loro gesta e essere felici di quello che stiamo vedendo. Insomma, Macro Diamond, lo vedi, è amato dal pubblico e sicuramente darà il massimo anche oggi. Esattamente, esattamente. Abbiamo comunque questi due lottatori capaci di farci emozionare. Adesso guardiamo chi arriva dall'altra parte del quadrato. Eh sì, perché purtroppo se c'è un angolo blu c'è anche un angolo rosso e quindi non abbiamo ancora finito di vedere entrare lottatori, ma sentiamo una musica d'ingresso piuttosto inequivocabile. È lui, è Guido Ermeccanico, l'uomo a cui, mi raccomando, non chiedete mai la fattura. Guido è un personaggio straordinario, tu l'hai visto lottare, insomma è veramente uno strano uomo che ha deciso di passare dall'officina fino al ring e lo vediamo qui pronto per entrare in questo tag team match. Esattamente, ora vediamo Guido prendersi un po' beffa forse dei due lottatori, oppure si atteggia. Comunque ecco che si fionda sul ring, è pronto, guarda, guarda, lo dice al pubblico: io ci sono, sono qui, anzi se avete la macchina rotta portatemela, però la condizione è quella che sappiamo bene tutti. Ma Guido Ermeccanico non è qui da solo e fa, insomma, team con un personaggio un po' particolare, se vogliamo, soprattutto per Guido Ermeccanico, perché sì, se abbiamo un Guido Ermeccanico che la fattura, che di fatture non vuole assolutamente sentir parlare, beh, il suo tag partner forse qualche fatturina potrebbe anche decidere di chiedergliela, perché sì, non stiamo parlando di proprio un esattore delle tasse, però stiamo parlando di qualcuno che teoricamente almeno la legge la deve far rispettare, e come. Siamo per vedere l'ingresso, eccolo qui, di Massimo Panico, il braccio violento della legge. Ed eccolo, Massimo Panico, carico come non mai, grintoso. È pronto a salire sul ring anche lui, a prendere posto, e chissà, chissà se sarà in grado di, diciamo, abbracciare i suoi ideali con quelli di Guido Ermeccanico. Sicuramente con Macro Diamond e Leon non vuole averci niente a che fare, ma non sembra proprio in buonissimi rapporti con il suo tag partner, cosa dici? No, no, assolutamente, qui ecco che sbeffeggia un ragazzo del pubblico, poverino, non c'entra niente! No, non c'entra nulla eppure. Massimo Panico è così, non ci si può fare assolutamente nulla. Quell'uomo ha una certezza dentro, non vuole farsi amici da nessuna parte. Come atteggiamento, insomma, non ci siamo proprio, caro Massimo Panico. Se vuoi il pubblico dalla tua parte non si fa così, ma non credo che il pubblico sia nelle mire di questo Massimo Panico. Sentiamo però l'annuncio ufficiale del match. I prossimi incontri è tag team match ed è la limite di una caduta. Nel primo team, direttamente da Torino, con
il diamante del wrestling italiano, Matteo Maiano. Ma io devo presentare anche una carta. Prego. Sì. Maleducatissimo, sarà anche il braccio della legge, sarà sicuramente violento, ma sicuro è un gran maleducato. Direi proprio che non si fa così. Questo Massimo Panico non è stato molto gentile, molto premuroso con il suo tag partner e soprattutto con la povera annunciatrice. No, assolutamente. Io penso che chi è chiamato a far rispettare la legge per primo debba dare il buon esempio, e questo non è il caso di Massimo Panico. Decisamente no. Diciamo che, insomma, in quell'angolo di buon esempio non se ne sta dando tantissimo, tra uno che tratta così le persone che dovrebbe teoricamente proteggere e l'altro che frode il fisco, insomma, non siamo proprio nella situazione migliore possibile. Qui una disparità, peraltro, da un punto di vista fisico, la vediamo, di questo Massimo Panico che, insomma, davanti a Leon quasi scompare. Fisicamente i due sono molto diversi, Leon è in splendida forma, Massimo Panico, diciamo che dovrà cercare in qualche modo di tenere testa a un lottatore così potente. E infatti non riesce a tenere testa però a questo lock up che viene scagliato comunque subito all'angolo. Assolutamente sì, guarda, tronfio di quello che ha fatto, rimane lì impassibile Leon e vediamo che sta cercando, insomma, di intimidire Massimo Panico, che in qualche modo probabilmente sta pensando a una strategia per tirarsi fuori dai guai, perché questi per lui sono guai, tutti quei muscoli sono grossi guai per tutti in questo momento per Massimo Panico. Esattamente, lo vediamo discutere qui con Macro Diamond. Ed ecco, voleva l'altro avversario. Mica scemo questo Massimo Panico, eh? Esattamente, ha voluto qualcuno della sua stazza. Vediamo qui una prova di forza. No, inganno! Un inganno plateale, poi con una stunner si mette subito in chiaro che Massimo Panico vuole colpire e fare del male. E tra l'altro adesso che è fuori, il buon Leon viene anche, insomma, preso a male parole. Forse però questo schienamento chiuderà tutto? No, solo conto di due, Massimo Panico ha perso un po' di tempo in questo caso. Doveva forse andarci prima per lo schienamento. Esattamente, ha dato il tempo forse di respirare a Macro Diamond, che però, poveretto, subisce all'interno del ring. E intanto vediamo un tag, vediamo entrare sul quadrato Guido Ermeccanico. Guido Ermeccanico, tra l'altro, che è entrato senza il volere di Massimo Panico. Ha fatto quello che possiamo chiamare in gergo blind tag. Cioè, tu non mi vedi ma io ti tocco, e questo determinerà comunque il mio ingresso sul ring. E tra l'altro, mentre l'arbitro viene distratto, c'è ancora una volta Massimo Panico che tiene per il collo Macro Diamond. Massimo Panico è davvero violentissimo, non violento. Questo braccio sta usando anche il famosissimo attrezzo che gli è anche, diciamo, gli è anche servito per vincere ogni tanto, questo manganello del poliziotto. Ora vediamo, conto 1-2. No, Macro Diamond ha subito un colpo violentissimo da parte di Guido Ermeccanico, ma non è bastato a vincere per il giovane meccanico, che insomma vuole andare avanti in questa contesa, ma vuole anche, diciamo, a un certo punto chiuderla. Ora cerca di far ragionare anche il suo compagno di tag, i due non sembrano andare d'accordissimo, insomma. No, e infatti vediamo un altro tag rubato ed entra Massimo Panico, che prende a pugni all'angolo e ora a calci Macro Diamond. Viene richiamato dall'arbitro, si allontana, va, sbeffeggia Leon. Eh sì, ancora una volta Leon viene preso a male parole quando non può fare nulla perché non è l'uomo legale. E qui un calcione sferrato sul volto di Macro Diamond, ha subito tantissimo in questa fase del match sia dall'uno che dall'altro, i due atleti che
in questo momento stanno vincendo la contesa, sono lì. E attenzione però, perché Macro Diamond è pronto per la controffensiva, e con questo dropkick riesce a buttare a terra entrambi e vuole la forza del pubblico per riuscire ad arrivare da Leon e dargli il tag. Ha avuto un tocco d'energia per reagire Macro Diamond, ora deve assolutamente dare il tag con tutta la stanchezza in corpo, e ci riesce. Entra Leon e adesso sono guai per tutti. E fa sentire subito il suo corpo, la sua potenza, ma in questo caso il suo corpo e la sua potenza li sente anche l'arbitro, che è un po' stordito. Vediamo, dopo aver subito questo colpo, tutto il peso del corpo di Leon, e ora va con questa mossa, questa slam devastante. Leon sta facendo il suo, ma attenzione perché Massimo Panico con il manganello sta cercando di distruggere quelle che sono le possibilità e le offensive da parte di Leon. In questo momento Leon è a terra, credo sia esanime, e Macro Diamond può fare ben poco contro il suo avversario, e infatti viene colpito anche lui da una manganellata. Questa manganellata ha fatto volare praticamente Macro Diamond. Vediamo però che c'è il buon Guido Meccanico che sta dicendo: buttiamo fuori quello grosso, rimaniamo un po' diciamo in vantaggio, almeno da un punto di vista fisico. Infatti viene scagliato fuori il buon Leon. Esatto, e mantengono sul ring colui che loro pensano sia la minaccia minore, ma devono comunque stare attenti perché se riacquista le energie Macro Diamond è capace di volare. Sì, è un osso veramente duro, lo sappiamo, combatte molto lealmente, combatte in modo sempre molto pulito, però non è per questo che va sottovalutato, anzi, è proprio un'arma grandissima, soprattutto perché anche il pubblico poi sarà dalla sua. E vediamo che addirittura è stato quasi strozzato, e attenzione perché sta chiedendo le manette al proprio compagno di tag. Questa non me l'aspettavo. Questo esatto. Non me l'aspettavo, perché l'arbitro è ancora un pochino in difficoltà. Dopo aver subito quel colpo probabilmente non è proprio lucidissimo e sta concedendo a Guido Meccanico di andare, vedi, con le manette ad ammanettare Macro Diamond alla corda. Sì. Penso che comunque l'arbitro, se non vede colpi usando un'arma contundente quali possono essere le manette, non possa squalificare. Quindi loro stanno ammanettando letteralmente Macro Diamond. Sì, guarda, è proprio intrappolato lì Macro Diamond, guarda, non riesce a uscire da questa presa, prova anche a colpire il suo avversario, infatti Guido Meccanico... No, non ci credo, Guido Meccanico ha commesso l'errore della sua vita, ha ammanettato non Macro Diamond, ma il povero, beh non tanto povero, Massimo Panico. Cosa succede ora? Come potrà farcela in questo momento? Macro Diamond... E poi questa è davvero difficile ora, guarda chi è tornato sul ring. C'è Leon, è infavorito e scaglia questo braccio teso violentissimo che stende Guido Meccanico, dà il tag a Macro Diamond che va sulla terza corda. Vediamo cosa ha intenzione di fare Macro Diamond, si lancia con una frog splash, niente male, vediamo, 1, 2 e 3, si vincono il match Macro Diamond e Leon, un match incredibile, lasciamelo dire, incredibile. Giustizia è stata fatta, direi, hanno pagato i pegni per i loro magheggi. Assolutamente sì, e mentre rivediamo le fasi salienti del match, insomma, facciamo anche qualche considerazione riguardo proprio a questo tipo di condotta da parte di Guido Meccanico e di Massimo Panico. Diciamo la verità, Massimo Panico ha messo le manette in mano alla persona che forse era meno adatta a questo genere di cose, perché lo sappiamo, insomma, con tutto quello che fa, con tutto quello che magheggia nella sua vita e nella sua officina Guido Meccanico, le manette sono l'ultima cosa che vorrebbe vedere. Esattamente, esattamente, soprattutto in quello stato, era in pieno stato confusionario, agitatissimo, e in più mettiamoci che non andavano molto d'accordo quei due. E sbagliarsi è stato molto facile per Guido. Sì, non è stata sicuramente una comunicazione lineare, mentre vediamo che i due che hanno vinto il match, la comunicazione lineare ce l'hanno tra loro e anche con il pubblico, escono davvero vincitori e fieri di aver vinto, anche perché davvero era un match molto molto complicato, con tutta quella che è stata, insomma, l'energia che ci hanno messo negativa Guido Meccanico e Massimo Panico. Massimo Panico che peraltro è imbestialito e ancora è legato alla corda, vediamo, non si trovano probabilmente le chiavi, anche Guido si sta spiegando anche con il pubblico che forse è quello più contento di tutti perché non ce la faceva più a vedere le scorrettezze. Esattamente, esattamente. Ecco Massimo Panico che si fa dare la chiave, finalmente l'hanno trovata,
si libera e ora vedremo la reazione nei confronti di Guido. Sì, probabilmente è un po' arrabbiatello, quello che mi viene da dire quantomeno è arrabbiatello. Vediamo che è andato a prendere subito il manganello e anche l'acqua, perché probabilmente avrà bisogno di ristorarsi, perché insomma, dopo aver subito quei colpi, dopo aver subito la sconfitta, è difficile. I due stanno cercando anche di spiegarsi, attenzione perché Massimo Panico di solito in questi casi, eccolo lì. E c'è il Covid qua, tutto il malato, lascia stare la leva per bravo. Anche l'arbitro si mette in mezzo e ovviamente... Oh, attenzione perché l'arbitro a prendersi lo sputazzo in faccia. E attenzione perché in questo momento Massimo Panico esce dal ring, non vuole più avere nulla a che fare probabilmente con Guido Armeccanico, il quale è triste per quello che è successo. E comunque la scampata bella, perché beccarsi lo sputazzo in faccia non è mai gradito. No, no, assolutamente non è mai bello. Infatti gli ha chiuso subito la bocca, ha capito subito Guido come si stava per mettere la situazione. E ora... Diciamo che l'atteggiamento di Guido Armeccanico è molto molto plateale, ma anche onesto. Gli dice: ok, abbiamo perso, ora vattene, ma hai rotto le scatole, perché insomma con tutti i tuoi magheggi mi avevi promesso una vittoria e invece non se n'è fatto nulla. E li vediamo tutti e due molto contrariati a allontanarsi dall'arena, andare verso il backstage. E continuano comunque a litigare, non è ancora finita tra i due. Luci spente e musica inequivocabile. Luke Zero sta entrando nell'arena. Vediamo di tanto in tanto anche gli occhiali con i LED dimostrarci che Luke Zero sta per arrivare sul quadrato. E sicuramente Luke Zero vuole qualcosa, vuole un match. Non era in card, non era considerata la possibilità di farlo lottare dopo quello che è successo all'ultimo show. Purtroppo i magheggi dell'onorevole Malacarne hanno portato ad ampliarsi alcuni dei dissidi che c'erano stati tra Luke Zero e il suo, ormai possiamo dirlo, ex amico Giant Warrior. I due hanno avuto da dire e addirittura Luke Zero è stato colpito fortemente da Giant Warrior e da tutti gli altri non appena è terminato con sconfitta il suo match titolato contro Shock. Quindi l'assalto al titolo della Viva Wrestling è andato male per Luke Zero, ma credo sia andata molto peggio la questione dell'amicizia. E infatti vediamo che ora è sul ring, ma chiede l'ausilio di un microfono. Luke Zero vuole parlare, vuole probabilmente chiarezza per quanto riguarda la sua situazione. Sentiamo che cosa ha da dire Luke Zero, che chiede alla musica di essere spenta. Allora, partiamo da un piccolissimo presupposto. Io sono un uomo di poche parole. Io preferisco i fatti alle parole. Odio le perdite di tempo, ma soprattutto, odio far perdere del tempo prezioso a tutti voi. Voi pubblico che siete venuti qua stasera a supportare la Viva Wrestling. Di wrestling, giusto? Io su questo ring dovrei lottare, non dovrei parlare. Io sono un lottatore, sono un wrestler, non sono un ciarlatano. E quindi, basta perdite di tempo. Stop. Io sono venuto qua per una ragione, ed una ragione soltanto. Giant Warrior, sali su questo ring, finiamola qua, facciamo una finita 1.1 adesso. Basta signori, basta banda bassotti o chiunque essi siano, perché non so neanche chi siano, adesso. Scappato di casa, signore. Attenzione perché sta arrivando l'onorevole Malacarne, il quale tronfio e molto fiero di aver messo fine a un'amicizia importante tra Giant Warrior e Luke Zero, ora vuole andare a colpire duro
probabilmente quello che potrebbe essere il prossimo avversario del gigante che lui è riuscito in qualche modo a far entrare nella sua fazione, una fazione ancora senza nome, ma che sicuramente nei fatti sta creando grosso scompiglio all'interno della Viva Wrestling. Vediamo che ora l'onorevole Malacarne sta salendo sul ring e molto molto probabilmente avrà fame, voglia di quel microfono che Luke Zero ha tenuto in mano fino adesso. Sentiamo cosa deve dire l'onorevole. Allora, bimbo, già il cuore adesso se l'è fatto il grande, non è più roba tua, non ha tempo da perdere dietro un ragazzino belloccio e scocchioso. Vai a sognare le ragazzine della tua età. Questa sera tu non avrai il tuo verso con Giant Warrior, ma sei tutto che ti ho organizzato un'attività per stare occupato per non annoiarti. Invito i miei stimati colleghi a salire su Rino. E così quindi non ci sarà il match tra Giant Warrior e Luke Zero, ma vediamo arrivare verso il ring niente po' di meno che un Cavaliere Nero, PDP, e il buon Walter Ego, che anche lui ha sete di popolarità e ha scelto proprio di stare insieme all'onorevole Malacarne per cercare di avere quel minimo di attenzione in più che forse lui crede di meritare, anche oltre quelle che sono le sue reali caratteristiche attuali, perché in fondo ha ancora dimostrato troppo poco senza riuscire a vincere granché, e forse la strada per la vittoria che ha scelto non è quella giusta. Speriamo che cominci ad arrivare un po' più a fondo a livello proprio personale e possa cominciare a cercare di lottare per vincere. Ma vediamo qua, Luke Zero è lì all'angolo e sta lamentando con Malacarne e gli altri che nemmeno Luke Zero è arrivato. Però attenzione, perché sentiamo che non è solo Luke Zero, molto probabilmente ci sarà qualcuno che vuole aiutarlo. Vediamo, infatti si gira e sta anche sorridendo. Non a caso arrivano due, anzi tre lottatori molto molto importanti: Entertainer, Steve McKee e Kronos. Entertainer e Kronos hanno vinto recentemente i titoli di coppia contro i Bunga Bunga ed eccoli qua che si appropinquano verso il ring. Sentiamo lo scambio tra le due fazioni. Purtroppo sei talmente nervioso che non ti ho ascoltato, quindi vorrei un po' di più. Pensate che ragazzo fosse solo. Le persone sono sempre qua a controllare cosa fai, cosa non fai. Sei un po' troppo fluido per me. È già pagato. Non è pagato a me? E adesso fatemi questi altri buffoni. Tre buffoni? Sì, io sono i tuoi amici. Tre buffoni? Sì, con la cintura però. Fai con me, noi ci vorremmo conservare. Ci sai, fai un po' schifo, però. Anche tu fai schifo. Fai schifo a me, però faccio schifo a te. Beh, tu fai un po' più. Una bella lotta. Chi fa più schifo? E praticamente la sfida è stata lanciata. L'onorevole Malacarne ha detto chiaramente a Kronos: noi due ci mettiamo fuori e guardiamo questo 3 contro 3, i miei tre ragazzi contro i tuoi tre ragazzi, e vedremo appunto questo match. Abbiamo già l'arbitro che è arrivato sul ring pronto a fare proprio da giudice della contesa, e vediamo se effettivamente verrà. Sì, credo proprio di sì, perché gli angoli si stanno riempiendo con PDP pronto a iniziare l'azione per il suo team insieme a Walter Ego e al Cavaliere Nero, mentre dall'altra parte vediamo Kronos che sta uscendo dal ring, Entertainer e Luke Zero aspetteranno fuori l'inizio del match fatto da Steve McKee. Si sono guadagnati decisamente il rispetto del pubblico Steve McKee, Entertainer, essendosi dimostrati due campioni di valore
ed entrati ad aiutare il giovane Luke Zero, che era in netta minoranza. Assolutamente sì. Vediamo però che c'è un po' di disparità fisica in questo momento. Infatti in questa prova di forza Steve McKee ha delle difficoltà, viene scagliato per due volte consecutive a terra da un PDP che insomma mostra i muscoli e fa vedere che lui c'è, lui è pronto ed è presente. Ok, ora deve trovare altre vie Steve McKee, non decisamente quella della potenza, ed ecco che schiva il lock-up e va in... E lo prende con questa presa alla vita, ma attenzione perché con il solito colpo di fortuna, direi così, il buon PDP riesce a liberarsi, ma un arm drag lo porta al tappeto e Steve McKee comincia a lavorargli la spalla. Esatto, esatto, vediamo non mollare la presa di Steve McKee. Mentre invece insiste. Pugno di pollice, ecco, pugno di pollice, non è riuscito a evitare che Steve McKee desse il cambio a Luke Zero, che è entrato e ha colpito subito la schiena del suo avversario. E ora attenzione che con uno snapmare lo butta al tappeto e comincia a lavorare sempre su quella spalla. Credo che quella spalla sarà un po' in difficoltà. Meno male che lui è pugno di pollice, deve usare solo un dito. Ma attenzione perché c'è Luke Zero che prova lo schienamento solo conto di due. Poteva essere uno schienamento molto interessante inizio match, ma niente, non ce l'ha fatta. Attenzione perché Luke Zero forse qua in modo scoordinato è andato contro PDP, che ora guadagna il suo angolo e infatti riesce a far entrare un freschissimo Walter Ego. Esatto, un Walter Ego che va a colpire al torace con un calcio il giovane Luke Zero, lo tiene stretto al volto con una presa. Luke Zero ribalta e restituisce la stessa presa a Walter Ego. E poi i due probabilmente vanno allo scontro fisico, ma non c'è proprio storia. In questo caso diciamo che i due corpi così diversi hanno fatto notare la loro diversità. E vediamo ora Steve McKee e Luke Zero con questo double elbow drop e questo nuovo tentativo di schienamento. Solo conto di due per Steve McKee, che ora se la deve vedere con un avversario per lui nuovo, cioè Walter Ego. Vediamo ora Walter aprire il schiaffone a Steve McKee, irrispettoso, si scaldano gli animi. Eh sì, si scaldano a tal punto che sono tutti sul ring adesso e per l'arbitro sarà molto molto duro riuscire a ritrovare un po' il senso di questo match. Vediamo che tutti contro tutti è la parola giusta, qualcuno viene però scagliato fuori dal ring e vediamo Steve McKee pronto a ragionarla, perché ha fatto in modo che tutti volassero fuori dal ring e adesso non vedono l'ora che si riporti la contesa laddove deve essere, proprio al centro del quadrato. Anche se vediamo fare gruppo, ormai il gruppo di Malacarne, Malacarne che sicuramente ha bisogno di rimbuttare insieme le idee per lui e per il suo team. Ma cosa sta succedendo dentro il ring? Attenzione perché Luke Zero si lancia e fa strike, tutti a terra. L'onorevole Malacarne è l'unico che si è spostato per tempo, gli altri sono finiti tutti al tappeto come birilli, distrutti da una palla da 13 kg. E Luke Zero fa 3 al prezzo di 1, prende Walter Ego, lo riporta sul ring, vuole finire il match. E vediamo che anche Kronos è arrivato a dire: guarda Malacarne, so che vuoi riprendere le ali dei tuoi scagnozzi e farli volare nuovamente, ma devi stare molto attento perché io sono qui a osservare quello che fai e non ti concederò spazio. Vediamo ora che Steve McKee è sul ring insieme a Walter Ego, lo ha preso ed è pronto a connettere, vediamo se ce la farà un suplex, va con uno snap suplex molto interessante, ora anche tentativo di schienamento, 1-2, solo conto di 2 per Steve McKee. E intanto Entertainer lo incita, Steve McKee va a raccogliere Malacarne da terra, lo scaglia alle corde, prende Hyptos, molto alta, molto bella, va allo schieramento e sconto di due, soltanto resiste. Conto di due, sì, un grande resistenza da parte di Walter Ego, che comunque in questo match ne ha già prese tante, forse, però attenzione perché con una ditata nell'occhio Walter Ego riesce a riprendere un minimo di vantaggio, poi un bel dropkick assestato molto molto bene sul petto e ha volato a terra Steve McKee, che ora subisce lo schienamento, ma solo conto di uno. Walter Ego ha avuto ovunque
hanno dato modo per imparare a lottare molto bene, ma diciamo che la cosa che ha imparato di più sono le scorrettezze, a quanto pare. Esatto, esatto, è ancora troppo giovane, deve capire bene la qualità delle amicizie che si sceglie, deve stare molto attento su questo. Decisamente sì, deve stare molto molto più attento. Ora vediamo che il Cavaliere Nero è pronto a lottare e colpisce al collo Steve McKee. L'arbitro va per il conteggio, nemmeno conto di due. Steve McKee molto molto bravo, però vediamo che si tiene il collo, forse qualche cosa è andato storto, potrebbe avere dei problemi di respirazione a questo punto, così come potrebbe avere dei problemi al braccio, perché questo colpo è stato molto ben assestato al gomito. Il Cavaliere Nero ha capito come fare per fare del danno, e vediamo anche con questa neck breaker ha provato a non subirla Steve McKee, ma non ce l'ha fatta, solo conto di due. Però il Cavaliere Nero non è riuscito nell'impresa di vincere questo match. E intanto infierisce portando Steve McKee al proprio angolo, guadagna il tag, entra PDP che, approfittando della morsa del Cavaliere, va a colpire alla schiena, e ora lavorano con questa azione di coppia. Vediamo una doppia gomitata. Sì, a terra Steve McKee ancora, e vediamo che PDP, mostrando la sua fortuna al pubblico, prova lo schienamento. No, solo conto di uno. Steve McKee è in difficoltà, lo vediamo, sta cercando un angolo, sta cercando un tag, ma l'angolo è quello sbagliato. Vediamo come va dopo questo snap mare da parte di PDP. Entra Walter Ego, che è pronto per la sua offensiva, basement dropkick violentissimo alla faccia di Steve McKee, che probabilmente dovrà andare a farsi vedere da qualcuno per rimettere a posto il naso. Assolutamente, riporta Steve McKee al proprio angolo, Walter Ego guadagna un altro tag, sempre di PDP, che andrà a colpire sicuramente l'avversario. PDP ha fatto quello che non va a colpire subito, ha lasciato che Walter Ego facesse il lavoro sporco, e poi lui, fierissimo, prende, carica Steve McKee ed è pronto a scagliarlo al tappeto come sempre. Vediamo se riuscirà. No, Steve McKee si è liberato e riesce a dare il tag ad Entertainer, che entra al volo e con la prima clothesline butta a terra un avversario, va all'angolo, si libera degli altri due, è carichissimo, va con questo colpo, con questa bracciata rotante molto molto interessante. Vediamo che l'arbitro è pronto allo schienamento, 1-2, no. Arriva Walter Ego ed è solo conto di due. Ora sono tutti dentro. C'è un altro momento di rissa, di bagarre. Però attenzione, perché sta succedendo qualcosa di particolare. Questi tre hanno voglia di fare una mossa condivisa. Sono pronti per fare questo suplex. Vediamo se riusciranno a connetterlo. Si danno tutti la carica e il pubblico è insieme a loro. Bellissima azione di gruppo con questo grandissimo suplex condiviso, che riescono comunque a mettere fuori combattimento, almeno per il momento, gli altri avversari. Tengono solo l'uomo legale, vanno alla schienamento. Uno, due, no, solo conto di due. Entertainer ha dato una bella ventata d'aria fresca, però purtroppo non è riuscito in questa fase a chiudere il match. Esatto, e va a dare il tag ancora a Steve McKee. Ora vediamo una mossa di coppia, anzi di trio. Che cosa sta succedendo però? È stato dato un colpo e l'arbitro chiama la squalifica. Questo match finisce qui perché Malacarne è andato a colpire Luke Zero, che stava per connettere dal paletto, e ora sono in tre a colpire Entertainer, Steve McKee e anche Luke Zero. In questa fase non capiamo dove Kronos, molto probabilmente è stato buttato fuori gioco da Malacarne, che aveva architettato tutto non tanto per vincere l'incontro, molto probabilmente aveva architettato tutto per fare del male a Luke Zero. E vediamo infatti che Luke Zero viene colpito, viene fermato, sta provando a fare qualcosa, ma non c'è niente da fare. E sentiamo cosa da dire Malacarne. Ma cosa vuoi fatto? Tre capelli. E adesso è guadagnato il tuo suicidio con questa sera. Come vuoi? Il prossimo show avrai un match contro il Giant Warrior. Buonanotte. Il prossimo show vedrà Luke Zero contro Giant Warrior, ma vediamo che Kronos piano piano sta risalendo sul ring, è dolorante, si vede sia dal volto che dai modi, e riesce a connettere questa clothesline, ma purtroppo è claudicante, è stato colpito al ginocchio sicuramente da Malacarne. Guarda, si tiene, non è stata sicuramente una situazione pulita lì fuori, qualcosa deve essere successo tra i due. Tra l'altro la codardia di Malacarne, che spinge per proteggersi il cavaliere nero incontro a Kronos, che
Cronos gli scaglia un bel braccio teso. Eh sì, credo che gli abbia rifatto tutto l'apparato respiratorio, perché i polmoni gli devono essere arrivati probabilmente scambiatisi coi reni. Ma vediamo che nonostante la vittoria c'è stata molta difficoltà, perché i tre sono stati attaccati, ma almeno Enter Trainer, Steve McKee, Luke Zero sono riusciti a portare a casa il match. È sempre una vittoria un po' così così, si spera sempre di vincere bene, ma purtroppo non sempre le cose vanno come devono andare. Quantomeno Luke Zero è riuscito ad ottenere ciò che voleva, l'incontro contro Giant Warrior annunciato da Malakarn, che più che un annuncio sembrava una condanna per Luke Zero. Ed è così che noi vi salutiamo, vi ringraziamo per aver seguito anche questo episodio di Viva il Wrestling. Come sempre, l'appuntamento è alla prossima!